Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Hidden Through Time 2, Myths and Magic, se così si pronuncia. È un gioco su cui non perderemo tantissimo tempo perché è un gioco che si spiega praticamente da solo, fin da subito. È, a mio parere, una genialata ed è un gioco che vi faccio vedere. È un gioco illimitato dove dovremo trovare gli oggetti. Cioè, ve lo spiego a breve, il gioco vi dice quali oggetti trovare e voi li trovate. Ma, una volta finita la campagna, potete creare voi stessi il vostro mondo o potete scaricare quello che gli altri hanno creato. Iniziamo con la campagna e vi faccio vedere. Reimpostiamo tutto. Così ripartiamo da zero. Abbiamo quattro categorie. Uno mille e una notte, quindi arabeggiante. Uno magici anni 80. Uno sul medioevo e uno sulla mitologia greca. Sono molto ispirato dal provare il medioevo, ma vi farò vedere i magici anni 80, dove noi inizieremo e in base agli obiettivi che troveremo in giro potremo andare a sbloccare i livelli successivi. Vedete qua ci dice di trovarne ancora 5 e così via. Noi iniziamo da qui, che è l'inizio. E la particolarità è che è Hidden Through Time perché noi possiamo non in tutte le mappe lo facciamo in modo uguale, ma possiamo trovare oggetti che sia giorno o notte, piuttosto che ci sia il sole o ci sia la pioggia. Ed è il gioco che si presta in modo ottimo ad intrattenervi e divertirvi quando magari, che so, siete appesantiti dopo le feste, siete stanchi dopo una giornata di lavoro, volete rilassarvi con bambini, figli, nipoti, amici, o giocare semplicemente da soli. Perché non vi corre dietro nessuno, vi godete un'ambientazione disegnata a mano, tra l'altro all'interno delle case potete andare anche a, cliccando, andare a vedere l'interno. Qua sotto invece ci vengono dati degli indizi. Ve lo faccio vedere rapidamente perché il primo schema lo so. Ci sono anche delle zone, cioè degli oggetti, vedete qua in alto nascosti, che io so già essere qui. E vedete che l'ho trovato. A questo punto io devo trovare, mi hanno piantato con cura. Vedete che c'è un simbolino di sole o pioggia, insomma, l'ombrello. Quindi qua in alto possiamo andare a cambiare l'ambientazione. Quindi vedete che piove, quindi non c'è più nessuno fuori e cambia tutto. E qua all'esterno vedete che possiamo andare a scavare in alcune cose, modificare, possiamo muovere un sacco di cose perché spesso magari sono nascoste. In questo caso abbiamo trovato già il calzino. La descrizione era: la mia proprietaria mi ha perso mentre giocava con le amiche. Ora torniamo di giorno perché se non erro gli altri sono tutti di giorno, quindi in questo caso vedete cambio lo scenario e mi ritrovo davanti subito il pappagallo, quindi lo seleziono, vedete che l'ho trovato. La macchina fotografica mi dice: presto qualcuno riprenda questa gloriosa vittoria. Vittoria mi viene in mente un campo e quindi infatti troviamo, vedete, la macchina fotografica. Abbiamo un gelato, quindi io mi guardo un po' intorno, vedo che qui c'è un gelato, magari è caduto qualcuno qua vicino. Qua lo trovo. Abbiamo un bigliettino: non posso fare meno di guardare la sua foto ogni sera. Quindi mi viene in mente la camera. Abbiamo già aperto la camera, vedete che c'è il bigliettino. Il gioco ha delle recensioni anche negative comunque, perché pare assomigliare molto al primo. Quindi se è il vostro primo gioco non dovrebbe cambiare assolutamente nulla. Qui si parla di un albero piantato, quindi tecnicamente ho pensato: lo pianti in casa, dove lo pianti? Qui, eccola lì. Perfetto, e ora resta, credo che abbiamo finito tutto. Il calzino non ho preso, mi sa, non ho cliccato prima per prenderlo. Infatti lo prendo adesso. Questo ci ho messo un po' a trovarlo. Vedete, possiamo andare avanti o rimanere, ma non ha senso rimanere. Questa è l'ambientazione più medievale. E c'è anche una storia, insomma, persino una strega moderna deve comunque andare a scuola, per fortuna. La scuola di magia è sempre così emozionante e Willow potrebbe anche riuscire a intravedere Scott nel corridoio. Magari lui le chiederà di andare al ballo insieme. E abbiamo una mappa nuova.
Quindi praticamente non è grandissima, però insomma qua c'è questo. Allora dobbiamo trovare questo. Non riesco a trovare la mia scopa. Farò tardi nella lezione di volo. Quindi non riesce a trovarla. C'è una lezione. Non sappiamo, però sappiamo che è di giorno. Quindi iniziamo a vedere tutto quello che capita di giorno e non con con il gelo. Allora, qua questo schema, diciamo, me lo sono tenuto un po' così, perché almeno non lo giocavo proprio come viene, senza star lì. Questa è una citazione a Harry Potter, ovviamente, come tutta. Allora, vediamo un po'. Forse una di queste? Non è neanche questa. Non lo so. Vabbè, intanto possiamo vedere questo. Dove ho messo l'ingrediente speciale della pozione? Io non ne ho idea, perché è tutto ben nascosto qua. Quindi, ci guardiamo intorno. Anche la chiave. Oh no, credo mi siano cadute le chiavi della macchina. Quindi ti sono cadute le chiavi della macchina. Quindi c'è una macchina ferma. E le dobbiamo trovare. Magari sono nascoste dietro una siepe, dietro qualcosa. Qui ci sono le Polaroid. È la magia degli anni 80 questo, quindi... Però io non vedo. Vedete che qua si possono aprire... Ok. Questo ha perso la chiave. Vediamo se l'ha persa da qualche parte qua. In mezzo all'erba non c'è nulla. Diamo un'occhiata qua intorno. Se c'è qualcosa. Magari può essere nascosto. È un gioco che vi dovete prendere proprio con tutto il tempo del mondo, perché potete aprire anche il frigorifero. Non trovate cose anche lì dentro. Non so cosa io stia facendo. Sto aprendo il coso del ghiaccio, ok? L'uovo. La carne. Posso cliccare veramente su qualsiasi cosa. Io purtroppo qua non vedo nulla. Qua c'è un cestino dove non c'è dentro niente. Eccola qua. L'abbiamo trovata. Però non... Ci manca la chiave della macchina, che io non ho la minima idea di dove possa... soprattutto chi aver perso da qualche parte, magari nel parchetto o così via. Sembra questo che non riesce a entrare in macchina, ma se ha mangiato qui... Ma qua è la scuola, quindi... Non lo so. Vediamo dietro questi sassolini, magari. Ci possiamo anche pensare dopo, nulla ci vieta di andare a vedere altrove. Qua c'è un campo, c'è un ranocchio, le fatine. Non c'è assolutamente niente, non si può aprire niente... Le chiavi le aveva perse in bagno, magari. No, sotto la carta igienica, no, non c'è niente qua. Mirtilla qui. No, purtroppo non ho idea di dove sia. E non posso neanche aprire il motore a questo. Quest'altro qui non lo so. Non si può ruotare la visuale. Anche qui vedete che c'è un oggetto, un obiettivo segreto, che dovrebbe essere un'altra tanica di benzina. Da trovare, sbrilluccicante, ma non si trova. Possiamo shiftare alla modalità neve gelo, quindi il clima è cambiato e qua possiamo trovare altre cose. Il mio cane delle nevi si sente a casa qui. Qui abbiamo qualcuno avrà una bella sorpresa, avrà una sorpresa molto gelida al suo ritorno. E poi abbiamo un pupazzo di neve, quindi si parla forse di questo. Però non... Non so dove l'abbiano al suo ritorno. Una sorpresa gelida. Vabbè, intanto possiamo vedere anche se trovo il cane, che sicuramente sarà nascosto nella neve, magari. Il pupazzo di neve è qua. No, non è lui. Questo, neanche. Si possono accendere, vedete, si accendono e si spengono i... Le cose. Nei bagni non c'è nessuno. Ma c'è un fantasma. Vediamo. Oh, scusate che. Vediamo qua. Niente.
Mi devo mettere lì e cercare con molta calma. Perché non è così semplice. Bisogna esaminare e vi può aiutare comunque a migliorare le vostre doti di attenzione. Allora, l'altra cosa che io vi voglio far vedere in conclusione, perché questo fondamentalmente è il gioco, poi avete le quattro ambientazioni, quindi si cambia dall'epoca moderna a quella medievale a quella, insomma, mille e una notte. L'altra cosa che vi voglio far vedere, tornando al menu principale, abbiamo la possibilità appunto di vedere le mappe online. Le mappe online vi consentono di scaricare mappe create da altri giocatori, da un ID mappa al nome del creator o il nome della mappa, le più amate, le più recenti, un po' come Mario Maker in pratica, vedete che la gente ha creato delle mappe. Ma la cosa più bella è la possibilità di creare una modalità architetto che vi consente di creare la vostra mappa. C'è un ampio tutorial che vi spiega come funziona, perché voi potete andare a piazzare e, piazzando un oggetto, avete modo di scegliere che cosa mettere davanti, cosa mettere dietro, cosa mettere all'interno, quindi potete mettere anche, vedete, la possibilità di tra mille oggetti di piazzare delle cose e quindi andare a creare poi quello che è l'oggetto o gli oggetti da trovare e creare la vostra mappa. Poi c'è il tutorial, vi spiega passo per passo come fare, poi ovviamente serve un po' di elasticità mentale per poter creare qualcosa di interessante. Possiamo vedere questo. Questa è piaciuta molto, faccio download e vediamo come me la fa giocare. Gioco, vediamo. E questa è una mappa creata dagli sviluppatori. Dobbiamo trovare il fantasmino, l'abbiamo trovato. Dobbiamo trovare un'antenna, l'abbiamo trovata. Si trova tutto di giorno, quindi qui è molto molto semplice. C'è anche il gatto, l'uccellino non c'è. Vediamo all'interno, abbiamo il gatto che è qua nascosto, vedete col trucchetto del davanti dietro si riesce a nascondere bene le cose. Il foglietto io non ho idea di dove sia, mi manca solo il foglietto e il post-it è qui. Il foglietto io in tutta onestà non ho idea di dove sia, potrebbe essere all'interno di qualcosa, eccolo lì infatti, vedete. E qui ho non c'è il livello successivo perché ovviamente è un livello scaricato da giocatori. Creato da giocatori. Quindi insomma, questo era Hidden Through Time 2, è davvero molto interessante, 12 euro il prezzo intero, nel corso dei saldi Steam è sugli 8 euro, adesso non so sui siti di chi quanto possa costare, magari lo trovate anche sui 5 euro, interessante, non è per tutti perché non tutti amano questo tipo di intrattenimento, io lo trovo veramente interessante, fatemi sapere anche voi qua sotto che cosa ne pensate, alla prossima e ciao ciao!